Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente sono qui come preannunciato nelle presentazioni precedenti per mostrarvi l'Ens An Jebirje, questa mappa qui che è la V2. Allora, la V1 non l'avevo mai provata, non l'avevo mai vista cioè, gentilmente il modder mi ha passato la mappa un po' in anteprima per darci un'occhiata. Infatti ci ho fatto anche un po' di video. E dico veramente che è una gran mappa, mi è piaciuta veramente tanto, quindi ve la consiglio, scaricatela, giocatela per bene, giratela. Adesso la mia presentazione sarà ovviamente un flash perché non posso soffermarmi molto, ma vi dico sinceramente che merita, perché di mappe ne ho viste, ne conosco, e questa veramente merita molto, quindi scaricatela perché veramente non ve ne pentirete. Allora, io il changelog ve lo lascio in descrizione perché sono cose, sì, è un po' lungo da elencare tutto. Comunque ci sono parecchi cambiamenti, ho visto, sono cose abbastanza importanti e veramente sì, ve lo lascio in descrizione, dateci un'occhiata e basta. Allora, per i nuovi arrivati come mappa dovete avere come mod necessarie la process kit, la chop and straw che è praticamente quello della paglia, la compost soil, la gwell mist mod e il multifruit standard e l'animation trigger ovviamente che è quello per le porte. Bene, allora io la presentazione sarà ovviamente solo tecnica, quindi seguitemi. La mappa non è proprio piccola, cioè è media, però c'ha veramente tutto, quindi sarà un po' lunghina e mettetevi comodi, ascoltatemi perché ci sono parecchie cose da dire. Io farò sempre un giro tondo e vi dirò man mano tutte le cose. Allora, questa qui è la farm principale. Vedete qui a sinistra trovate l'etamaio delle mucche con un'annessa trincea qui interrata. Qui troviamo la stalla di beef che li potete comprare sempre nella categoria mod, scusate, gli mortacci. Negli animali, vedete, sono i pig e i beef, li comprate. Appunto, questa qui è la sala per i beef. Qui è tutta la mangiatoia, eccola qua. E qui avete il trigger appunto di carico. Aprite il cancello. Adesso vedete che non c'è nessun vitello perché comunque non li ho nutriti, non ho fatto niente. Quindi la produttività è a zero. Procediamo di qua un attimo. Qui praticamente avete questo silo che vi permette di caricare le seminatrici e qui avete quello per caricare i fertilizzanti. Qui a destra ci sono degli altri edifici, ma sono diciamo praticamente morti perché non servono a niente. Qua avete l'acqua per i beef, eccolo qua, questo silo qui. E basta, qui a destra avete praticamente un altro deposito di liquame che è quello delle mucche e quello dei beef è praticamente qui, eccolo qua, questo qua. E qui a destra avete un'altra piccola trincea dove appunto potete scaricare il trinciato, l'erba, quello che volete. Perfetto, procediamo di qua, andiamo dall'altra parte della strada. Questa è la zona che vi avevo mostrato sulla presentazione del Fortuna, se vi ricordate. Qui abbiamo due edifici che sono praticamente due recovery attrezzi, due officine. E qui a sinistra abbiamo il deposito per le colture, il nostro punto di stoccaggio. È uguale a quello dell'Holzhauser, è praticamente lo stesso. Qui all'interno abbiamo le colture default, cioè il mais, l'orzo, la colza, il frumento. E qui adesso abbiamo un piccolo deposito per il cippato, quindi potete depositare, scaricare qui il vostro cippato, poi ve lo caricate con la pala. Oltretutto questo qui è praticamente, vabbè, è quello con le botole. Voi potete schiacciare il tasto O avendo sempre il trigger, il mapador trigger, che è lo stesso dell'Holzhausen praticamente. Allora, questo qui lui ha aggiunto anche nel punto di scarico originale la possibilità di stoccare anche girasoli e avena, che sono praticamente due colture aggiuntive che fanno parte multifruit standard. Li potete scaricare lì. Voi quando andate sotto praticamente questo tubo qui, che praticamente è quello per caricare, voi selezionate, vedete che c'è l'oat, sunflower, mais, colza, orzo, frumento, eccetera. Quindi dentro qui avete praticamente lo stoccaggio dei girasoli e l'avena, anche se comunque non si vede nei mucchi. Ottimo. Procediamo di qua.
Qui vedete come i girasoli. I campi sono molto belli, non sono enormi, la mappa è anche fattibile in singolo, quindi andate tranquilli, non c'è nessun problema, è giocabilissima. Paesaggi, le zone, tutte le aree sono veramente curate, mi sono veramente piaciute tanto. Come pesantezza grafica è praticamente nulla, è abbastanza leggera. Allora, qui praticamente siamo nello zuccherificio, nel Nord Zucker, eccolo qua. Allora, questo qui è praticamente un punto abbastanza polivalente. Qui, come vedete, c'è praticamente un trigger dove potete caricarvi la calce con la pala. Qui vedete c'è la rampa per caricare i rimorchi. E qui praticamente girate, andate in questo punto qui e trovate un trigger che adesso non so se riesco a farvelo vedere, eccolo qua. E scaricate le barbabietole, perché ovviamente questo qui, essendo zuccherificio, accetta le barbabietole. Voi le scaricate qua e basta. È anche la prima volta che vedo questo edificio, è molto carino, ben fatto, è bello da vedere, anche appunto reale, dove andate a scaricare. Vedete, ci sono i setacci e tutto. Basta, poi qui girate, andate fuori e stop, uscite, è bella finita. Allora, tutta quest'area qui è praticamente boschiva, ci sono altri due campi in fondo, campi nuovi fanno parte delle aggiunte appunto di questa update, ho letto che ha aggiunto circa 11-12 campi. Comunque vedete che le zone sono veramente ben curate, adesso vabbè, lo vediamo in modalità elicottero, ma se scendete, scusate, le ha fatte veramente, veramente, scusate. Mi ha fatto veramente bene. Allora, procediamo di qua. Mi dispiace sempre presentarle così le mappe, ma purtroppo, come ben vedete, i tempi sono ristretti e verrebbero fuori video veramente abnormi. Allora, qui adesso, se non sbaglio, sì, c'è un punto di scarico. Eccolo qua, è abbastanza in culonia. Eccolo qui. Un po' stretto a venire qua a scaricare, e adesso queste tavole qua non mi fanno salire un dubbio che non sia quello là. No, ah no, no, scusate, niente, ho avuto un flash mio. Buon, perfetto. Ok, procediamo di qua. Come vedete, ci sono anche parecchi campi d'erba. Le texture tagliate non sono bellissime, poi le andremo comunque a vedere. Allora, arriviamo a questo punto qui, sono praticamente qua, vedete, vicino al campo 15. Questo qua ci sono parecchi punti, questo appena entriamo troviamo appunto questo punto di scarico e anche il punto di vendita uova. Qui abbiamo un punto dove poter scaricare la lana, in questo punto qua. E dietro qui abbiamo praticamente questo edificio che fa da trigger di vendita per balle di paglia ed erba. Quindi voi venite qua, adesso il trigger dovrebbe essere, eccolo qua, è qua sulla porta in entrata. Buttate qua la vostra roba e praticamente verrete pagati. Qui dietro abbiamo un punto di vendita dove poter vendere il compost, eccolo qua. Qua abbiamo un punto di carico per le seminatrici. Qua dovrebbe essere il centro di giardinaggio, adesso sì, ok, eccolo qua. Potete comprare i vostri alberelli. Qua abbiamo l'uscita, la presa in uscita, ottimo. E qua abbiamo il mezzaggerei, che praticamente sarebbe la macelleria dove poter vendere beef e maiali. In questo punto qui è il trigger, questo qua, eccolo qui. E basta. Ok, a questo punto qui non c'è altro. Qua c'è un piccolo distributore. Occhio che i tombini sono in rilievo, quindi li sentite quando passate coi carri e tutto, è veramente bella sta cosa, è bella da sentire, infatti quando passate coi trattori sentirete appunto saltare il rimorchio e il trattore. Ok, procediamo, andiamo nella seconda farm qui giù. Porca miseria, che cazzo mi è andato in gola. Allora, questa è la seconda farm, praticamente ci sono la prima stalla dei maiali, perché ce ne sono due, poi andremo a vedere la seconda. Mi sono anche dimenticato di far vedere in farm il deposito della calce, poi alla fine andremo un attimo a vedere. Eccolo qui. Perfetto.
Allora, qui abbiamo appunto, dicevo, la sala dei maiali, qui c'è anche i punti dove fa il rifornimento, quindi quando vedete in giro per la mappa queste taniche qui, questi tank potete scaricare e ricaricare i vostri mezzi. Che abbiamo deposito per ricaricare l'acqua. Qui abbiamo maiali destra e sinistra, mangiatoie sono sempre in centro stalla come al solito. Adesso qua non riesco neanche a uscire, lol. Mamma mia, ok, usciamo di qua, ce la facciamo. Boh, perfetto. Allora, dicevo, qui ci sono i maiali, qui a sinistra avete due trincee per l'insilato. Occhio che quando scaricate c'è un trigger destra e sinistra, quindi non è solo centrale, dovete ovviamente scaricare un po' a destra e a sinistra, vedete, ci sono i mucchi un po' su e giù. E basta. Qui dietro abbiamo praticamente il trigger per il carico dei maiali, che è questo trigger qui in piedi in verticale, con il quale adesso, vedete sempre che non si carica niente perché non ho nutrito i maiali. Qui abbiamo il punto dove tirare su appunto i liquami, eccolo qua. Qua abbiamo un deposito attrezzi, qua abbiamo il letamaio dove appunto verrà fuori il letame, qua abbiamo un punto di carico sempre per le seminatrici e qui abbiamo questo capanno un po' basso che serve come punto di stoccaggio per barbabietole e patate. Occhio che il tetto qua c'ha la collision, quindi non venite qua con carri che scaricano con ribaltabile, prendetevi il crampe a nastro perché qua quando scaricate con ribaltabile è un po' un casino perché il trigger è abbastanza fuori e se andate troppo dentro non riuscite a scaricare, quindi insomma state un po' all'occhio. Procediamo di qua. Come avete visto la mappa è abbastanza, non è grande e non è neanche piccola, ha una dimensione media, ma è veramente veramente completa. Qui abbiamo un altro punto di scarico che è praticamente la ferrovia, è lo stesso che c'è nel sito, nella mappa originale. Qua non c'è nessun trigger dei tronchi, eccolo qua, sì, è questo qui. È perché se mettesse le balle giallo-nere forse si vedrebbero meglio. Comunque qua abbiamo un punto di scarico appunto per i tronchi, solito, e qua abbiamo un altro punto di scarico per le colture. Qua possiamo far partire i treni perché ha inserito i due diciamo, punti dei treni, che c'è quello per le colture e quello dei tronchi, l'ha inserito diciamo, nello stesso punto. Infatti se vedete ci sono due treni che partono e a posto. Bene, procediamo di qua, andiamo su. Qui mi soffermo un attimo che c'è da dire un po' di cose. Allora, questo è un edificio, non ci dovrebbe essere niente. No, ok. Allora, questa praticamente è una seconda stalla dei maiali, è praticamente quella che c'è nello Zause, adesso mi sembra sia la stessa. Questa qui funziona praticamente, voi nutrite i maiali scaricando tutto qui, in questa grata. E poi li potete appunto caricare in questo punto qui. Questa stalla, praticamente, se voi non caricate i maiali da qua, il gioco automaticamente ogni giorno alle 7 vi vende i maiali che si sono prodotti e vi paga automaticamente. Ve li paga meno che appunto trasportarli e portarli, diciamo, nel mattatoio, nella macelleria e niente, scegliete voi come fare. Qua non potete entrare niente, è solo, diciamo, una stalla fatta così, scarico e poi autoproduzione dei maiali e basta. Qui abbiamo un altro punto di ricarico per le seminatrici. E qui dietro abbiamo il liquame per appunto dei maiali, qua abbiamo una tanica per riempire gasolio e qua abbiamo praticamente una trincea di stoccaggio per il nostro trinciato. L'edificio all'ingresso qui, praticamente è quello di Cebuljack che c'era anche nella Family Museum. Questo qui praticamente è un punto di stoccaggio per erba e fieno. Praticamente questo qua l'ha fatto con due trigger, qua dove c'è la coclea, praticamente c'è un trigger un po' più grande, eccolo qua, dove potete praticamente scaricare l'erba. Poi per ricaricare è un po' scomodo, è praticamente questo trigger qua. Se vedete qua c'è una botola, praticamente voi venite qua sotto quei carri e potete ricaricare il fieno e l'erba.
È un po' scomodo perché sì, insomma, non è che sia molto alto, quindi risulta un po' difficoltoso andare a caricare e basta, comunque il trigger è questo qui. E a posto, adesso mi sta venendo un dubbio che questo qua non so se sia un trigger, ma mi sembra di no. No, non c'è niente. Ok, perfetto. Bene, procediamo. Un attimo che mi reffo, che vedo dove sono. Bon, perfetto. Andiamo di qua, beh, passiamo per il bosco, così vedete. Guardate attentamente che le aree boschive sono veramente belle, le ha fatte bene, le ha ben curate, quindi dateci veramente un occhio perché meritano veramente, veramente tanto, mi sono piaciute assai. Ok. L'unica cosa che pecca un pochino è il plane dell'acqua, che è un po' irreale, ma penso lo abbia fatto appunto per un discorso di pesantezza grafica, anche perché di acqua ce n'è abbastanza, poi andremo a vedere il fiume, quindi. Allora, vabbè, qua c'è l'erba tagliata, questa è la texture. Qua ho fatto il video del JF che vedrete prossimamente, se non l'ho già pubblicato, ma penso di no. Mi stavo dimenticando delle pecore, ovviamente mi sfugge sempre qualcosa, scusate. Sono praticamente qui nella mappa, è sotto dove c'è il riscaldamento, sono praticamente a ovest della mappa, non sono neanche segnate, non c'è nessun puntino, comunque sono qui, qua vedete il loro pascolo, qua c'è la mangiatoia e l'acqua. E qui su questo piccolo edificio trovate appunto il trigger per dove vi comparirà il bancale di lana e andate a vendere dove vi ho mostrato prima e basta. Bene, adesso continuerà la presentazione. Qui sopra c'è praticamente, ha installato l'edificio, la segheria di Maru, che penso sia una delle poche mappe che ce l'abbia già integrata. Come, se non sapete come funziona, andatevi a vedere il mio video presentazione perché non sto qui a spiegare tutto di nuovo. Vi ricordo che le cose, le tavole si vendono dove si vende la lana, quindi ricordatevi questo. Qui ha aggiunto anche una stazione del biogas dove appunto si può produrre biogas tramite cippato, lo scaricate qui solito. E qua abbiamo un altro punto di stoccaggio per il cippato. Qui a sinistra vedete che dove ci sono questi quattro paletti piantati c'è un trigger dove poter vendere i tronchi, vedete che il trigger è qui, appena raso terra, ok? E basta, qui non c'è altro. Procediamo. Vedete che dicevo che il fiume è qua, di acqua ce n'è anche parecchia, quindi penso abbia un po' risparmiato sul plane. Comunque mi fa piacere, insomma, che abbia pensato un po' alla sicurezza, tra virgolette, grafica di chi gioca. Bene, allora aggiungiamo quest'ultimo settore che contiene biogas e stazione del compost. Qui funziona sempre tutto come il compost normale, qua scaricate tutto quello che c'è dal compost e qui sotto appunto venite qui per caricarvi i carri, poi sta a voi decidere se buttarlo nei campi oppure andare a venderlo dove vi ho mostrato prima. Qui a sinistra troviamo il biogas che è veramente, veramente ben fatto. Vi ricordo che le trincee sono sempre doppie. Vedete qua ce ne sono due, non è unica, un po' sì, una pecca, un po' una rottura di scatole perché appunto vedete magari dovete scaricare un po' di qua, un po' di là perché vedete come risultano le trincee piene. Buon, perfetto. Qui a destra abbiamo il digestore, eccolo qua, classico. Qui ne abbiamo un'altra trincea supplementare, qui dietro abbiamo la sardina che gira e qua troviamo il trigger per i liquami. Eccolo qua, che è praticamente questo qui. Bene, perfetto, qua avete la curva, andate fuori e basta, abbiamo terminato. Ok, io termino qui, ho detto tutto quanto, le zone ve le ho fatte vedere tutte, mi sembra di non aver dimenticato niente, adesso faccio un giro veloce, vedete che, ah sì, ecco qua, ho parlato troppo presto, mi sembrava strano. Ok, praticamente questo qua è un altro punto di scarico, semplice, eccolo qua, lo trovate, vabbè, sono sotto, diciamo, centro-sud della mappa. Qua abbiamo un altro punto di scarico delle uova e basta. Qua vabbè, ovviamente i punti di scarico vi saranno chiamate le offerte, solito insomma. Se
Non c'è niente di nuovo. Io, ragazzi, a questo punto termino qui. Spero vi sia piaciuta la presentazione. Spero di essere stato chiaro. Se non vi ricordate tutto, vabbè, qua c'è lo shop. Se non vi ricordate, all'interno ci sarà una piccola cartella con delle immagini dove ci saranno, diciamo, tutti i luoghi, i punti spiegati e tutto quanto. Se non vi ricordate le zone e tutto. Niente, io vi lascio come sempre il link in descrizione, spero vi sia piaciuto tutto. Io veramente giocateci con questa mappa perché con la presentazione mia qua magari dite sì, è solita roba, ma credetemi, giocateci perché vi affezionerete alle svelte. Io mi ci sono affezionato, infatti ci saranno un bel po' di video in questa mappa qui perché veramente, veramente merita. Vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso se mi sono dilungato, ma purtroppo le presentazioni delle mappe sono così. Vi lascio come sempre il link in descrizione e ci vediamo prestissimo con i prossimi video. Ciao ciao!